L'ampio ricorso alla didattica a distanza avrà ricadute negative anche sul mondo delle imprese. Lo sostiene il presidente di Confindustria Toscana Nord, Giulio Grossi, all'indomani della conferma per la Toscana del prolungamento della didattica in presenza solo al 50% per le scuole superiori, almeno fino al 31 gennaio. Gli effetti della pandemia, come la privazione di occasioni utili alle pubbliche relazioni e alla socialità, creano un danno enorme, secondo Confindustria, al mondo occupazionale, in cui sempre di più competenze trasversali e lavoro in team sono aspetti fondamentali. Sottovalutarli potrebbe portare ad una situazione deleteria sul fronte della competitività nei prossimi anni, da cui sarà difficile riprendersi. Come Confindustria Toscana abbiamo sempre avuto rapporti continuativi e forti col mondo della scuola, abbiamo organizzato progetti comuni, abbiamo dato contributi alla realizzazione di attività scolastica. L'impossibilità di svolgere attività in presenza ovviamente limita molto alcune attività, quali le visite aziendali, le testimonianze dal vivo, gli incontri di persona dove si racconta un po' la vita delle imprese. Adesso si organizzano webinar, incontri virtuali e tutto ciò riduce l'efficacia di questi momenti. Questo ridimensionamento nuoce sicuramente alle imprese, alle scuole e in primis soprattutto ai ragazzi.